Thank you.
Alessandra era un omaggio al nostro relatore, il professor Antonio Mucciaccio. Buonasera a tutti voi, vi ringrazio per la numerosa partecipazione. Ringrazio il sindaco di Larina, l'amministrazione comunale, l'assessore Giulio Colmico, grazie alla Bizzarri, io l'altra Giussi qui presente. Saluto il past governor Luigi Falasca, che ci ha raggiunto da Agnone, l'assistente del governatore Gianni Valangi e la signora Maria Laura e tutte le autorità delle varie associazioni presenti. Saluto anche la signora Laura D'Angelo, collaboratrice in rete del professor Mucciaccio. Oggi è un grande giorno per il Rotary di Larina, che unitamente al Club Lions insieme hanno l'onore di avere un grande relatore, quale il professor Antonio Mucciaccio. Il professor Mucciaccio, vero molisano, in quanto nato a Colle d'Orta, ci parlerà di un altro grande molisano, Francesco Iovine, nato a Guardalfiere, che può considerarsi il più grande scrittore del nostro Molise. Un saluto e un ringraziamento anche ai nostri musicisti che ci aiuteranno con alcuni brani. E abbiamo iniziato con il piccolo Alessandro. Il professor Mucciaccio è nato a Colle d'Orta, laureato alla Sapienza di Roma con la tesi L'emigrazione in un paese del sud, discusse con il professor Franco Ferrarotti, chi non conosce Franco Ferrarotti, docente di lettere, storia e filosofia nei licei preside dal 77 e dal 2000 dirigente scolastico del liceo classico Ferrotta e del liceo artistico Iacolino di Teramo, docente di filosofia e pedagogia generale all'Università del Molise, autore di saggi storici, filosofici e letterari, svolge un'intensa attività culturale con conferenze, promozioni di eventi, quali il progetto Francesco Iovine, la gara internazionale di greco, che dal 2006 si svolge a Termoli, e il premio Vincenzo Cuoco a Civita Capovaretta. Questo è il professor Antonio Mucciaccio. Io adesso passo la parola al presidente dell'AIMS per un suo saluto. Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti. Devo dire con molta sincerità che parlare di Iovine mi riporta agli anni passati. Io nel 65, nel secolo scorso, appena diplomato, mi ero iscritto alla facoltà di lingue, allora Libera Università d'Annunzio di Pescara, e c'era un professore per un esame di italiano che aveva obbligato gli studenti a leggere Iovine e Vasco Bradini. Naturalmente io, appena venuto fuori dalla scuola, dall'istituto agrario tra l'altro, Iovine insomma mi sembrava un nome strano, poi qualcuno dice ma è molisano, sai, veramente. E con molta onestà ho letto Le terre di Sacramento, perché quello era il motivo, l'argomento di studio, e devo dire che letto nel giro meno di una settimana, perché poi insomma avevo altro da fare, ne rimasi affascinato di questo autore, di questa, anche perché mi ritrovavo in una situazione che apparteneva allora alla fine degli anni 50, 60, era la vita del nostro Molise, era quella che descriveva Iovine, in questa, poi ancora signorava, ma quello che più era interessante, l'ho letto in una sera sola, il Viaggio nel Molise, il quale insomma ha rivoltato un po' tutto quello che era il suo viaggio, parlava di Larino, Casa Calenda, il famoso Casa Calenda, la stazione che è stata da due gallerie e tutto.
Ma ancora più affascinante fu il fatto che a breve, dopo poco tempo, ci fu un convegno a Campobasso proprio su Iovine e c'era il giudice Perazzelli, che era uno studioso, e c'era poi una relazione del giornalista Federico Orlando, il quale in quell'occasione ricevette anche un premio. Ma dopo aver letto questi libri, naturalmente la passione e l'attenzione di quest'autore è stata sempre molto intensa. Diverse volte a Guardia Fiera ne abbiamo parlato, professore, e ogni volta non ne ho perso una, riportando sempre fatti nuovi, come se mi ritrovavo sempre, come se avessi vissuto quei tempi, quelle cose. E guardate, io penso che quando uno legge e si ritrova in quelle situazioni, penso che sia la cosa più bella che uno possa, la soddisfazione di leggere qualcosa in cui ci si rivede. Quindi non sono uno studioso di Iovine, ma sono un lettore affezionato. E questo. Poi, ecco, mi congratulo con il Rotary, che insieme hanno voluto che presentassimo questo evento. Veramente mi fa immensamente piacere. Noi quest'anno celebriamo il 40° anno, loro hanno fatto il 50°, 52°, mi sembra, e quindi sono un po' più anziani di noi. Ma in altra occasione pure abbiamo avuto un incontro in comune, quando abbiamo presentato insieme Berretti Bianchi di Larino, negli anni 90. Ecco. Quindi poi ci sono state anche altre occasioni, ma insomma un po' da ospiti, un po' da. Non c'è stata una collaborazione piena. Quest'anno con Antonio Guarino speriamo di fare tante cose insieme, ne abbiamo parlato. D'altra parte due associazioni di servizio che si mettono insieme, a mio parere, porteranno sempre ottimi risultati. Quindi con questo spirito, con questa determinazione, adesso ascoltiamo il professor Bucciaccia che ci illustra questo autore di Iovine. Chiedo la parola al sindaco di Larino, Giuseppe Buchetti, e all'assessore alla cultura di Yolanda Giusti. Saluto il professor Bucciaccio, che in tante altre occasioni ha partecipato e ha insomma, messo in evidenza la sua insomma, conoscenza, soprattutto della cultura, soprattutto molisana, e quindi ci fa molto piacere. Io, visto che oggi si parla di Iovine, di poeti, personaggi di cultura molisana, voglio lanciare una proposta, visto che mi sembra che in altre regioni hanno dei parchi letterari, sul Molise mi sembra che non ha mai, non mai candidato per un parco letterario. Non lo so se c'è stato la riconoscenza, ma io sono stato riconosciuto il parco letterario da Molise, mi si sta lavorando per il parco letterario Silone. Noi potremmo cercare di portare avanti quest'idea. E io penso che insomma, il parco letterario di Iovine, e anche si parla del fuoco, possiamo vedere se c'è la possibilità insomma, di portare avanti
un progetto che sicuramente sarà importante anche per la formazione, sicuramente per la promozione del territorio, perché la cultura è fondamentale anche per diciamo, farci conoscere diciamo, anche fuori regione. Quindi ho lanciato questa idea, lascio la parola all'assessore per dire qualcos'altro e grazie di nuovo, buonasera. Buonasera. Finisco ringraziando il sindaco, davvero una notevole iniziativa quella di unire due associazioni così attive sul nostro territorio, e quindi anche io mi auguro che sia il primo di una lunga serie di incontri, perché davvero spero che saranno altrettanto belli come quello di questa sera, perché sicuramente quello di stasera sarà bellissimo, in quanto ho avuto spesso modo di parlare con il professor Bucciaccio e io lo ritengo davvero uno dei pilastri della cultura classica della nostra regione. E qualche tempo fa, dopo che ci siamo sentiti al telefono, mi fece fare anche una bella risata, mi disse che quando iniziò a scrivere questo testo era partito un po' in sordina, doveva essere un lavoro di ricerca, poi il lungo periodo di Covid ha allungato e ampliato questo lavoro di ricerca e ne è venuto fuori questo meraviglioso saggio storico ricco di testimonianze e di tanta curiosità, non solo riguardante il periodo storico fascista, ma anche la figura appunto di Iovine, che purtroppo a mio avviso è ancora poco conosciuta, soprattutto dai giovani, forse anche in ambito scolastico dovrebbe essere maggiormente valorizzata. Questo sicuramente è già un modo per migliorare ancora di più la nostra conoscenza di questo autore che ha fatto grande il nostro Molise. Per cui grazie ancora per questa opportunità, grazie al professor Bucciaccio perché ci onora della sua presenza e grazie a voi per essere intervenuti. Io non saprei dire altro, ma il vostro mezzo funziona? Mi state portando anche un altro PC, bisogna proiettare alcune immagini del PowerPoint, puoi alzare un po', non so se leggete. Eccoci, questo libro di 716 pagine è venuto fuori il frutto del Covid, 2 anni di reclusione causati dal Covid ne hanno dato tutto il tempo per dedicarmi a esplorare un pianeta di cui di Iovine si conosceva e si conosce ancora solo la punta dell'iceberg dei romanzi Signora Ava e le Terre del Sacramento. E sulle Terre del Sacramento c'è stato anche un grande fraintendimento che ancora è durato a lungo dal 1950 fino a qualche anno fa. Da che cosa è nata questa indagine? Il presente lavoro non è un saggio letterario, ma è un saggio storico. Quindi io non mi sono messo a commentare o a illustrare o a interpretare le pagine scritte da Iovine, ma solamente a documentarle. E da questa documentazione che ho raccolto, innanzitutto ho chiarito, anche con l'aiuto di documenti e di immagini, che le Terre del Sacramento, che appunto sono state da molti interpretate
come terre di Isernia ai piedi delle Mainarde, in effetti non erano a Isernia, ma erano nella valle del Biferno. E poi soprattutto questo libro ha attirato l'attenzione, lo studio di una persona straordinaria, di una professoressa e di una cattedratica veramente colta, che io invito a venire qui accanto a me, ed è la professoressa Laura D'Angelo, alla quale chiedo di riservare una grande attenzione. Dopo la presentazione di questo libro a Pasto con la professoressa Laura D'Angelo e con il professore Ticino Pizzuto nel Palazzo d'Avalos, questa ragazza ha studiato il libro da cima a fondo e ha pubblicato recentemente una recensione su Insula Europea, un giornale online di alta cultura, in cui appunto sono scritte queste parole: il mito documento di una terra chiamata Molise, parole che l'amico Antonio Guarino, che si è dato alla macchia, eccolo qui, e che ringrazio di cuore perché è un grande veterano e una colonna portante del Rotary Club di Larino. Come saluto anche Luigi Palasca di Agnone, il quale ha percorso tutti questi chilometri per essere qui questa sera per sentire il collega e amico Antonio Guarino, oltre che me naturalmente. Poi, prima di inoltrarci in fase, no? No, perché è vero che tu non hai bisogno di essere illuminata all'immenso, stai tranquilla. Io ho ritrovato qui un mio antico, no, ma che dico, un mio giovanotto compagno di studi, compagno di studi matto e disperatissimo all'Università di Roma, il professor Nicolino Civitella. Alzati in piedi e giù il cappello. Verino Trevisan ha detto non di merenda ma di studio, di studio. Ecco. Poi voglio salutare anche i miei presidi, o meglio dei miei presidi. Io ho una processione di presidi dietro di me, tutti i miei professori, collaboratori e vicepresidi, che sono diventati tutti presidi. Questa sera ce ne abbiamo 4 qui, va bene, ma ne sono 7 in giro per l'Italia e soprattutto nel Molise, perché evidentemente sono stato accusato tutti i tuoi vicepresidi sono diventati presidi, come se io l'avessi raccomandato, e invece io non sono mai raccomandato nessuno, nemmeno me stesso, e poi non erano persone che avevano bisogno di raccomandazioni, perché come vicepresidente ho dovuto navigare, lavorare. Io dicevo loro: aprite bene gli occhi, fate tutto quello che sapete fare, come sempre l'avete fatto, e io non vi sto dietro, io non sono accentratore, voi dovete essere autonomi nel vostro cammino. Solo quando avete un dubbio e temete di prendere qualche cantonata, ecco il mio telefono, chiamatemi anche di notte e io praticamente vi dirò come comportarvi. Per fortuna non sono mai stato svegliato, perché sono state perfettamente, straordinariamente in gamba, e quindi io li saluto come colonne della scuola molisana. E sono... Anche a questa ragazza che adesso, quando avrai compiuto i 5 anni di ruolo, ricordati che tu, oltre che candidata per andare, fai anche i concorsi all'università come ricercatrice per le pubblicazioni che hai fatto, perché il primo incontro con lei è stato quando ha letto su Termoli Online un articolo scritto da Rossella Travallini, che
chiedeva se il castello di rinominato si trovava veramente nella Brianza oppure era quello di Civita Campomarano. E io ho detto sì, Manzoni non aveva nella Brianza nessun castello. Se vai andare a visitare i borghi manzoniani, mi hanno fatto mostrare quello, è il castello di Don Rodrigo, un villino lì di Don Rodrigo. Invece il castello di Civita Campomarano nel Ducato di Molise era molto impresso nella mente del giovane Manzoni, il quale a Milano, quando aveva 16 anni, ha incontrato il grande studioso esule molisano Vincenzo Cuoco di Civita Campomarano, che allora aveva pubblicato il saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, l'aveva pubblicato in forma anonima, non ci aveva messo il nome nella prima edizione, e questa era andata a ruba, perché era l'anno 1800, proprio un anno dopo la fine tragica della Repubblica Napoletana, è uscito questo libro dove nell'ultimo capitolo sono elencati tutti i morti impiccati o decapitati da parte della reazione della Santa Fede che ha abbattuto la Repubblica Napoletana. E quindi fu invitato in tutti i salotti, in particolare nel salotto di Giulia Beccaria, la mamma di Alessandro Manzoni. Manzoni teneva 16 anni o 17, perché era nato nel 1785, aveva 16 anni. E veniva rapito dalle parole di Vincenzo Cuoco. Tant'è vero che quando alla fine della portata se ne doveva andare, diceva: Don Vincenzo, mi posso accompagnare io? E come no, accompagnatemi, Don Alessandro. E quindi hanno camminato per Milano, dunque per matate intere. E che cosa succedeva? Che Manzoni era avido di sapere e ascoltare la parola di Vincenzo Cuoco, e Vincenzo Cuoco era soddisfatto nel insegnare a Manzoni che cosa? A insegnare a Manzoni la storia, perché Manzoni era stato educato dagli illuministi lombardi, i quali illuministi dicevano che la storia passata, essendo storia di principi, di prepotenti, eccetera, doveva essere distrutta e doveva essere rifatta una storia secondo ragioni. Ma poi a Milano aveva portato Giambattista Vico, e quindi dove che scrive che verum et factum convertuntur, il verum è la storia, quindi non puoi uscire fuori dalla storia. Di qui l'amore di Manzoni per la storia, tanto è vero che quando ha scritto I Promessi Sposi, sotto c'è scritto storia milanese del secolo XVII, storia. E quindi è stato suo maestro di storia e maestro di politica. E quando arrivavano sotto la casa di Cuoco, Vincenzo Cuoco diceva: senti, Don Alessandro, non voglio andare solo di notte, non ti accompagno io. Arrivato sotto la casa, e quindi facevano come due compagni che non si volevano separare. Questa ragazza mi ha fatto un'intervista che è stata pubblicata poi su Insula Europea sui rapporti tra Vincenzo Cuoco e Alessandro Manzoni, e lì ho confermato che Manzoni non ha mai sentito parlare di castelli o non ha visto castelli in giro per le campagne della Lombardia, ma sentiva parlare Vincenzo Cuoco e del castello e del feudatario di Civita Campomarano, tale Mirelli di Sant'Andrea, che usciva come peggio di Rodrigo a cavallo e se ne andava in giro per le campagne, e le donne mettevano le loro figlie sotto le biche di fieno, eccetera, per nasconderle, perché questo era un attentatore rapace, quindi era un feudatario, perché allora si stava ancora sotto il regime feudale. E questa ragazza mi ha fatto un'intervista che è pubblicata su questa rivista dove, qualche tempo fa, Dicevo, la rivista Insula Europea è diretta da Carlo Pulzoni, che è un professore dell'Università di Perugia, che ha molto apprezzato anche questa intervista. Ha molto apprezzato la tua intervista. E anche le mie parole. Grazie. Allora,
scritto questa bellissima recensione su questo libro, che io adesso non voglio riferirla perché sono parole tue, e tutti quelli che l'hanno letta hanno visto che tu hai studiato attentamente il libro che ho scritto, perché Iovine è stato letto ma non è stato studiato. Anche recentemente sulla Repubblica del 25 settembre mi telefona la professoressa Gabriella Davasco, su Repubblica c'è un'intera pagina su Francesco Iovine. Vado a leggere La Repubblica, scritta da un saggista, il quale ha scritto un cumulo di castronerie, perfino il signor Arama. Dove sta il presidente Antonio che leggeva? Ecco qua, tu leggevi all'università e hai letto poi in seguito, signor Arama. Bene, questo saggista ha scritto 4-5 colonne, così, di storie, un discorso allungato così, e poi aveva scritto che sfogliando signora Ava si incontra il colonnello, non so come l'ha chiamato, quindi hanno ribattezzato Giovannino De Risio con un altro nome, e quindi una persona non si può capire gli uomini solo sfogliando le pagine. Se dovete sfogliare solo le pagine, astenetevi, bisogna studiare. Allora, prego, a te. Grazie, allora buonasera a tutti. Io volevo, spero che il Presidente consenta queste due parole, volevo veramente ringraziarlo, perché innanzitutto per lo spazio generoso che mi ha riservato questa sera, e soprattutto perché lui, io lo sentirei parlare per ore, dico la verità, però è un vero esempio di humanitas, nel senso che è un grande professionista, capace di trasmettere la cultura senza dimenticare l'aspetto umano, e penso che sia la parte più importante, soprattutto quando si è umanisti, un termine che forse oggi stiamo un po' dimenticando, presi dalla virtualità, dalla voglia di fare, dalla smania di apparire. Invece voglio ringraziare proprio il preside Mucciaccio, perché ci ha consegnato, ci ha fatto un dono importante, in quanto questo testo viene a colmare una lacuna per quanto concerne determinati aspetti legati all'universo Iovine, e allo stesso tempo lo sta portando in giro, posso, concedetemi questo termine un pochino più insomma colloquiale, tra amici ma anche in posti strategici, perché il Molise è una bella realtà che merita anche di essere valorizzata culturalmente, quindi investire sul nostro territorio è fondamentale per non perdere quella che poi è la nostra tradizione letteraria. Effettivamente forse siamo un po' succubi di una impostazione legata soprattutto ai centri strategici del potere letterario, soprattutto economico, come Milano, Roma, e questo è un po' un sostrato culturale che ci portiamo dietro già con Iovine, già nel periodo della letteratura dialettale molisana, che è stata sempre un po' marginalizzata rispetto a quella delle altre letterature dialettali. Quindi ringrazio davvero il preside per questo spazio, per avermi dato la possibilità di parlare del suo libro sia a Passo, a Palazzo d'Avalos, che qui velocemente stasera. E ci tengo a ringraziare anche i Lions, i Rotary, l'amministrazione comunale di Larino, perché io a Larino ho insegnato e conosco, saluto veramente con affetto la collega, l'assessore Giusti, e mi sono trovata davvero bene al liceo di Larino, quindi porto davvero un bellissimo ricordo di questa realtà. Ok, allora mi siedo un attimo per questa luce. Questo è un estratto del testo che, come ha già detto il preside, ho pubblicato su Insula Europea, che è una rivista culturale legata all'ambiente universitario, diretta soprattutto dal professor Carlo Pulsoni. È una persona che investe tanto nella cultura ad ampio spettro, quindi non soltanto letteratura, ma anche l'arte intesa nelle più varie forme, nelle sue più svariate espressioni.
Allora, come potete già leggere dal titolo della conferenza, noi abbiamo appunto evidenziato il concetto del Molise come mito, come terra legata al mito e allo stesso tempo come una terra legata all'universo Iovine, che ha un po' delle radici profonde nell'anima del poeta. Il senso di questo interessante volume di Antonio Mucciaccio, che getta nuovi spunti interpretativi e fa opera di ricerca e documentazione, è, come dice l'autore stesso nella premessa, quello di realizzare non un saggio letterario, bensì un saggio storico. Un saggio dunque vagliato alla luce delle fonti, per ricostruire fatti ed eventi con scrupolo scientifico e documentario, senza inficiare con l'immaginazione o con l'interpretazione critica una materia che si vuole mantenere, come dice l'autore stesso, riconducibile alla verità effettuale della cosa e dunque prettamente storicamente autentica. In questo interessante studio dell'universo Iovine, suffragato dalla ricerca delle fonti, e in particolare l'autore ricorda di aver raccolto ed editato per la prima volta due lettere finora sconosciute al pubblico, le ultime lettere di Iovine, scritta l'una il 3 marzo e l'altra il 10 aprile del 1950 e indirizzate a Luigi Russo. In questo interessante studio, dicevamo, l'autore attua un percorso conoscitivo che si snoda dall'intento documentario a quello di ricostruzione attenta e matura della biografia di Iovine, con una precisione storiografica che non dimentica luoghi e forme, dalla toponomastica alla vita amministrativa. Prende corpo così un macrocosmo che si arricchisce di figure e nomi d'autore, da quello della moglie di Iovine, Dina Bertoni, la compagna della vita, a quello di José Rimanelli, a quello dei letterati del tempo e degli studiosi, all'insegna di un cenacolo umano come culturale che infarcisce un documento di vita, prima che letterario. Al centro del testo, appunto, Iovine giornalista e soprattutto le terre del sacramento, il romanzo Consacrazione e Testamento dell'autore molisano, scomparso prematuramente nel 1950 all'età di soli 48 anni e prima purtroppo che arrivasse il premio Viareggio per quest'ultimo romanzo edito dai Naudi. Mucciaccio, suffragato dalla volontà tipica dello storico, che è appunto quella di fare chiarezza e di andare oltre le ambiguità e le leggende, ci conduce su quella terra che Iovine tanto amava, dove istituzioni laiche e religiose, contadini e favolosi orti diventano materia vivente nel regno delle immagini, in quel calore intimo dell'anima che per Iovine, al pari della poesia, mantiene aperto durante il sogno uno spiraglio sulla realtà. La terra di Iovine rappresenta infatti una memoria del cuore, imprime un'archeologia sentimentale che si fa filologia letteraria e affettiva, lasciando pur tuttavia sempre aperto il sogno alle sue inevitabili delusioni. Scrive infatti Iovine, in versi posti in carcere a Mucciaccio: «Ho voluto rendere il farsesco e il tragico, il rozzo e il raffinato senso della vita che hanno i nostri contadini. Ho voluto farli cantare all'unisono, con la terra generosa e matrigna e col cielo troppo lontano e irraggiungibile», nella lettera di Nicola Perazzelli del 1942. Il preside Mucciaccio coglie l'essenza della produzione ioviniana, il richiamo dell'origine, il soliloquio sull'infanzia, la mormorante memoria di un tempo sepolto e la familiarità del luogo natale determinano quelle rassicurazioni esistenziali che solcano le trame sentimentali dello scrittore nei rapporti con il suo Molise, creando un realismo speciale, rappresentativo di un rapporto esclusivo con le fantasie e i miti originari di un mondo ormai svanito. Lo spazio letterario ricostruisce un mondo primigenio in cui la durata della vita pare non risolversi nel senso della fine, bensì si confonde e si occulta negli archetipi di un mondo discostato dalla realtà,
intriso di mitologia e fantasia, custodito dai suoi abitatori con la sapienza millenaria dei cicli naturali, un mondo non provvisorio ma statico, quello della campagna molisana, ove tutto è eterno perché definitivo, predeterminato dalla catena indissolubile degli eventi. Eppure, da questo immobilismo, da questo Molise liminare e periferico, chiuso endemicamente a qualsiasi richiamo della modernità imperante nel resto d'Italia, il discorso si sposta sulle terre del Sacramento, per ampliarsi fino ad abbracciare il tema della feudalità terriera, già affrontata dal galante da Longano, e dell'usurpazione delle terre da parte dell'aristocrazia terriera locale. Emerge così, nella ricostruzione dello studioso Mucciaccio, man mano che scorrono le fonti selezionate e vagliate con rigore critico e precisione, la figura di uno giovine intellettuale dedito al lavoro letterario con quella stessa intensità mostrata dai contadini con la loro terra. Giovine quel mondo lo ha attraversato, raccontando alcuni degli snodi più importanti che hanno accompagnato la rappresentazione del Molise e del Mezzogiorno. Il passaggio all'unità, visto dalla parte del Mezzogiorno, signora Ava, appunto, del 1942. La prima grande emigrazione transoceanica, il pastore sepolto del 1945. Il fascismo in Molise. L'impero in provincia, pubblicato nel 1945, la contrastata condizione del giovane intellettuale provinciale, un uomo provvisorio, nel 1934, fino alle terre del Sacramento, ultimo, 1950, testo edito da Einaudi, vincitore del premio Viareggio, appunto. Emerge, sottolinea lo studioso dalle fonti, il contrasto dicotomico tra la città, emblema della mondanità e del vuoto, e la campagna, la terra originaria, fino al compenetrarsi di questi due elementi in un rapporto dialettico che approda ad una posizione ideologica agli uomini. Il miglioramento etico dell'individuo si realizza solo quando le energie dell'uomo, anteriormente ignorate e disperse, si indirizzano a modificare i rapporti esterni e naturali umani e si esternano, cioè, in un'attività politica volta al miglioramento e alla conquista della personalità. Sulla copertina del libro di Mucciaccio c'è Guardia Fiera, con la riga. Quella riga che avrebbe separato il Molise di Iovine per un collegamento più diretto al mare e che avrebbe spezzato la sacralità dei favolosi orti dove i contadini molisani mostravano il loro attaccamento identitario alla terra. Iovine non fece in tempo a vedere la costruzione della diga e restano come memorie accurate e anche commoventi, possiamo dire, le pagine in cui Iovine ricorda come ad esempio il Biferno avesse il potere di sconvolgere le leggi del tempo quando il fiume veniva passato a guado separando nei mesi invernali la riva destra dalla riva sinistra. In un'intervista del 49 Iovine spiegò ai lettori il legame intimo con la sua terra e lo straordinario ruolo avuto dal padre nel collezionare ricordi e immagini oniriche. Conosco il Molise attraverso i racconti di mio padre e un po' per istinto. In me quella terra è come un mito antico tramandatomi dai padri e rimasto nel sangue e nella fantasia. Il preside Mucciaccio ricostruisce questo mito rivelando l'uomo, l'artista, la storia che si fa letteratura e da oggi documento. Grazie. Brava Laura, bravissima studiosa, ma resta pure seduta perché adesso passiamo a illustrare il PowerPoint. Quindi dicevo che questo libro è stato scritto durante gli oci che mi sono potuto concedere dopo il mio pensionamento, ma soprattutto durante i due anni di sequestro. Durante l'epidemia di sequestro. Quindi mia figlia mi diceva che durante i due anni di epidemia, lei che è farmacista,
hanno venduto quintali di ansiolitici e quintali di antidepressivi. Quando mi telefonava qualcuno e mi diceva tu quale ansiolitico e quale antidepressivo assumi, io dicevo nessuno, io bevo solo l'acqua. Ma come? Ma a stare chiusi in casa, fra quattro mura, ma la solitudine, ma io non sto solo. Ma no, è vietato avere gente intorno, no, ma io non ho persone fisiche, ma ho i miei, tutti i miei libri che si sentivano un po' abbandonati. E quindi sono ripartito da... Quindi ho scritto qui che è un saggio storico, lo storico raccoglie fondi e documenti per ricostruire fatti ed eventi e in tale lavoro scrive, rappresenta quando Machiavelli scrive nel Principe, essendo l'intento mio, essendo il mio intento, quello di scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andar dritto alla verità effettuata dalla cosa che alla immaginazione di essa. Ma molti hanno immaginato Iovine, ma non l'hanno studiato. Allora, con un lavoro certosino che è partito dal 1997, quando ero presidente di una commissione al Ministero degli Affari Esteri, per selezionare i professori che volevano andare a insegnare nelle scuole italiane all'estero. E mi sono trovato con 700 candidati e ho chiesto all'ambasciatore che ci è un po' il nostro tutor, dice, ma questi qua che vogliono andare a fare all'estero? All'estero si andava con le valigie di cartone. Questi, no Presidente Ciacci, il Ministero degli Affari Esteri non può andare a mandare in giro la gente con le scatole di cartone. E che vanno a fare? Chi va nelle scuole italiane all'estero, oltre a conservare lo stipendio italiano, che gli viene regolarmente accreditato, prende la indennità di sede estera. Più la indennità è rischiosa e più la sede è rischiosa, il territorio è rischioso, e più l'indennità sale. Lo sa, in questi giorni gli albanesi hanno abbattuto la dittatura e si sono imbarcati per l'Italia, l'ambasciatore è tornato, regge l'ambasciata a Tirana, un segretario d'ambasciata, e siccome è un territorio pericoloso ha un'indennità di sede estera di 57 milioni di lire al mese. Infatti Presidente Mucciaccio, lei nella scuola avete scioperato, i ferrovieri scioperano, gli operai scioperano, i carabinieri pure scioperano eccetera, ma avete mai sentito che i dipendenti del Ministero degli Affari Esteri hanno mai scioperato? No, e quindi praticamente. E allora era commissario della mia commissione Piero Augusto Petacco, questo cognome mi ha richiamato il nome di Enrico Petacco, giornalista e storico. Dico sì, io sono il nipote, e quindi abbiamo parlato con lui. E io ho parlato di mio Moliso, ho parlato di Francesco Iovine, ho parlato di Gennaro Perrotta, che era il professore a cui era intitolato il liceo di Delphi, che è ancora intitolato, e lui ha detto, dice, ma lo sa che Francesco Iovine era molto amico di Luigi Russo, direttore della Normale Superiore di Pisa e professore di letteratura italiana a Pisa? No, non lo sapevo. Ebbene, c'è stato un lungo sodalizio tra i due e da chi posso chiedere qualche cosa? Le carte di Luigi Russo dopo la sua morte stanno nella biblioteca Giosuè Carducci di Pietrasanta, di Marina di Pietrasanta. Tornato a Termo, rimattacco al telefono, chiamo il direttore della biblioteca Giosuè Carducci di Pietrasanta e chiedo se tra le carte di Luigi Russo c'è qualche fascicolo che contiene le lettere di Francesco Iovine. E mi risponde che c'era un intero fascicolo con le lettere tra Luigi Russo e Francesco Iovine e soprattutto con la moglie di Francesco Iovine, Dina Bertoni, che appunto era la moglie di Francesco Iovine. Se posso avere una copia, e ci vuole il permesso di Piero Augusto Russo,
Pier Ferdinando Russo, che era professore di letteratura greca a Bari. Lo chiamo al telefono e siamo stati una mezz'ora a parlare di Perlotta, di Ovidio, eccetera, eccetera, e dice adesso chiamo subito il direttore che le manda un fascicolo. E ho ritrovato, oltre che le lettere di Dina Bertoni, due lettere di Francesco Iovi. Una è del marzo 1950 e l'altra è del 10 aprile 1950. Francesco Iovi è morto il 30 aprile del 1950 e quindi queste due lettere che ho scoperto e che ho ripubblicato, che ho pubblicato, sono, possiamo considerarle, le ultime lettere di Francesco Iovi. E in queste lettere dà molte notizie sul suo ultimo lavoro che stava scrivendo, Le Perle del Sacramento, che poi è stato pubblicato dopo, è uscito, Iovene è morto in aprile, il libro è uscito giugno-luglio ed è stato poi ha vinto il premio Viareggio, il premio Viareggio. Andiamo avanti? Allora, questo libro, siccome si parla delle terre del sacramento e della storia dolorosa della gente delle terre, non dei padroni delle terre, ma dei contadini, ecco perché il primo titolo era Francesco Iovi delle terre del sacramento, storie e documenti. Quando però il mio nipote me ne stava immaginando al computer e ha letto le parole di Nicola Perrazzelli, che adesso leggeremo, ha detto: ma nonno, ma questo Iovine si è occupato di contadini, lui è il cantore dei contadini. Ha giudicato, il libro ha preso il titolo Il cantore dei contadini ed è stato dedicato ai contadini del Molise, a tutti i servi della greba, che dal 1266, dopo la battaglia di Benevento, in cui Manfredi fu sconfitto e morì, e vennero gli angioini con una processione di abiti di terre, che sono diventati feudatari, baroni, duchi, principi, eccetera, eccetera, e quindi la gente dei campi era servi della gleba. La parola gleba viene dal latino glebis glebis, che significa zolla di terra. Non erano manco servi dei padroni, dei principi, eccetera, no, servi della terra, servi delle zolle della terra. E quindi abbiamo avuto secoli di sfruttamento fino al 1806, quando Vincenzo Cuoco, tornato da Milano dopo l'esilio ed essendo diventato re di Napoli, Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone, il primo atto di Giuseppe Bonaparte su istigazione di Vincenzo Cuoco e di Baranello, che era Giuseppe ministro degli interni, Giuseppe Zurlo, ha pubblicato il primo decreto, pochi articoli, ma il primo recita queste parole: la feudalità con tutte le sue accessioni resta abolita. Quindi le terre feudali sono state incamerate nel demanio e poi in tutti i paesi le terre demaniali sono state, diciamo così, compassate dai compassatori, fatte le strisce e assegnate ai contadini senza terre. 1806 e anche dopo l'Unità d'Italia, tutte le terre ecclesiastiche dei conventi, anche questi furono assegnati, ma nel giro di pochi anni queste terre assegnate ai contadini sono andate a finire nel terzo stato, nella borghesia, la classe dei galantuomini, gente rapace, avida, taccagna e usuraia, che appunto ha spogliato i contadini delle terre e ha ricreato i nuovi latifondi e le nuove baronie. E la cosa più grave si è verificata proprio con le terre di Guardia Alfiera, dove un certo Michelangelo Baranello ha messo gli occhi e è riuscito a creare il nuovo feudo che si chiamava Feudo Baranello. 10 masserie, 500 ettari più di terreno,
con un sacco di cose amministrate da Ernesto Villa, che era un agrario, un docente, un laureato in agrario che veniva da Bergamo, l'ha chiamato da Bergamo, a amministrare questo latifondo, questo fendo. Ernesto Villa, tra l'altro, era il fratello della madre di un giornalista tale, quello che è fondatore di Libero e che scrive ancora, che era Feltri, Vittorio Feltri, il quale da ragazzo negli anni 50, siccome era arrivata mamma e rimasta vedova con quattro figli, mandava i figli dal fratello al guardiafiere, quindi ha trascorso le vacanze al guardiafiere e i guardiesi, siccome lui era uno spilungone, lo prendevano a calcio per sedere, lo sfottevano, però lui quando passava davanti alle cadesse pure dei contadini, dopo la venditura, vedete i contadini che in mezzo alla porta aperta tenevano il banchetto, dove tenevano la coppa dei fagioli, che mantenevano sulle ginocchia, dicevano a lui che passava, buonasera, favorito. Ma come favorito? Questi miserabili dicono favorito a me. Ma nel nord, questa civiltà contadina non c'è mai stata. E quindi ha esaltato la civiltà contadina. Ora, la storia di queste terre di Guardialpiera, prima assegnate ai contadini e poi diventate feudo baronello, è scritta nelle terre del Sacramento, perché le terre del Sacramento che Baranello ha espropriato sulla riva del Biferno appartenevano alla confraternita del Sacramento che c'era a Guardialpiera diversi dal 500. C'era una confraternita, avevano questa confraternita, cantava, canto, andava in processione, eccetera, e aveva anche degli appezzamenti di terreno che coltivavano pagando pochissimo affitto. Però queste terre che appartenevano alla confraternita furono usurpate, anzi occupate, da Michelangelo Baranello. E uno dei testimoni di questa occupazione illecita è stato proprio il padre di Francesco Iovine, il quale era agrimensore e misurava le terre e ha visto che queste terre erano andate a finire nelle mani di un rapinatore delle terre dei contadini. Di qui l'idea di scrivere il romanzo, Le terre del Sacramento. Va bene? E ne parlava con Luigi Russo. Andiamo avanti. Ecco qui perché il cantore dei contadini, in una lettera a Nicola Terrazzelli, di cui ha parlato anche Antonio Gioia, scrive queste parole: ho voluto rendere il farsesco e il tragico, il rozzo e il raffinato senso della vita che hanno i nostri contadini. Ho voluto farli cantare all'unisono con la terra generosa e matrigna e col cielo troppo lontano e irraggiungibile. Parole straordinarie. Andiamo avanti, che adesso c'è una bella sorpresa per gli amici di Larino. Il sindaco c'è ancora? No. C'è invece l'assessore alla cultura? Ecco, allora il sindaco ha lanciato l'idea di dedicare, diciamo così, in qualche cosa a Francesco Iovine, come il parco letterario o come alcune attività culturali nel nome di Iovine. Bene, Francesco Iovine, nato al Guardialpiera nel 1902, a 9 anni dopo aver fatto la quarta elementare, perché allora si facevano 3 anni di scuola elementare inferiore e poi 2 anni di scuola elementare superiore. Però arrivati a qua, quelli che hanno fatto il quarto anno e faranno l'esame di ammissione potranno iscriversi al ginnasio o alle scuole tecniche, così allora si chiamava appunto i primi anni di scuola media. E Francesco Ioni si iscrisse alla scuola tecnica aperta a Larino, nel convitto accanto al seminario, dal vescovo Trenta. Non vedo Giuseppe Mammarella, il custode, voi avete a Larino un tesoro da valorizzare. Dovreste fare una convenzione con l'università, con gli studiosi
di storia dell'università per fare le lezioni di storia sui documenti storici qui nell'archivio diocesano di Larino, dove io portavo quanto insegnavo ai maestri, agli insegnanti elementari, i nuovi programmi di storia. Allora ci hanno fatto fare un corso di 40 giorni e io li raccoglievo tutti in Molise e ho portato, quando l'ho fatto qui a Larino, ho portato questi insegnanti innanzitutto nel centro storico di Larino a vedere le epigrafi che parlavano appunto della grandezza di Larino attorno al Duomo, e soprattutto Don Aristide Vitiello mi ha aperto l'archivio e mi ha messo le pergamene di Landolfo e di Pandolfo Capodiferro, Luchino Cobardi di Benevento, e queste ragazze, alcune giovanissime, altre sempre ragazze, comunque appunto sono state avvicinate alla storia come documento. Cosa c'è scritto qui? Quindi i documenti longobardi che si trovano nell'archivio diocesano e tutta la documentazione successiva, compresa quella del Vescovo Trenta, il quale è stato autorizzato ad aprire un convitto accanto al seminario per accogliere ragazzi che non dovevano diventare preti. Tra questi ragazzi ha studiato per tre anni ha studiato Francesco Iovine, il ragazzo Francesco Iovine, e questa è una fotografia. C'è il Vescovo Trenta col cappello e con il crocifisso affetto, ci sono tanti preti, c'è anche la banda, vedete che avevano anche, c'era anche il complesso musicale, e grazie all'attenzione di Giuseppe Mammarella nei confronti di Anna Rita Pilla, ci sta Anna Rita Pilla questa sera, non c'è, che ha fatto una tesi su Francesco Iovine, insegnante elementare, e ha ritrovato il terzo nella fila in basso, partendo il terzo da partendo da destra, tornando, eccolo qui, il bambino che sta in prima fila, che ho fatto mettere lì, si riconosce perché ha un neo sul naso che l'ha sempre tenuto per tutta la vita. Quello è il piccolo Francesco Ioni, che è stato per 3 anni a Larino, caro assessore. Quindi avete detto, a Larino c'è una via Francesco Ioni, sindaco? E allora, nel nome di questa vicinanza infantile di Francesco Ioni, questo ha vissuto per 3 anni qui a Larino, è stato vostro alunno, vostro allievo, e poi Larino è rimasta sempre vicina al suo cuore, tant'è vero che nel racconto 10 settimane doveva andare a fare l'istituto a Guasto, però il padre gli ha detto: senti, prendi i muli di Spinillo e non a passare per Casacalente per prendere il treno, perché ci mette un sacco di tempo, invece mette a cavallo a muli, passate a Ovino, Olivoli, passate il Biferno e in 4 ore sarete a Larino, e quindi prendi il treno da Larino e vai con tutte le disavventure, perché poi il muro si è infossato nel Biferno, Iovine ha perso il cappello che si è messo a navigare sul fiume, e quindi a Larino poi ha preso il treno e poi per la prima volta ha visto il mare a Termoli, e poi è andato a Pasti e ha fatto l'istitutore al convitto Nasutti, di cui vedremo poi la foto, per 10 settimane. Perché 10 settimane? Lo vedremo. Andiamo avanti. Ecco qui, questo è il convitto Nasutti, quel palazzo marrone è il convitto Nasutti che sorgeva lungo quella che oggi si chiama la loggia Hamblin di Pasto, dalla quale si gode un panorama stupendo. Però nel 1956 c'è stata la frana e quell'edificio è crollato. Lì Francesco Iovine è stato, quando dopo che ha conseguito il diploma magistrale a Città Sant'Angelo, perché dopo il Marino è andato a fare la scuola normale a Velletri per i primi 2 anni, però siccome scriveva delle
parodie o delle satire nei confronti di certi professori, poi ha cambiato e il terzo anno, l'ultimo anno, è andato a farlo a Città Sant'Angelo, nella scuola normale del Tranto Spaventa. E lì è stato promosso a pieni voti senza fare l'esame, perché c'era una norma che diceva che gli studenti che nei voti trimestrali e nello scrutinio finale hanno una media superiore a 7 sono dichiarati, diciamo così, abilitati a tutti gli effetti. Dopo questa abilitazione ha fatto l'istitutore a Vasto, andiamo avanti, ecco. Questo è l'indice. Essendo un saggio storico non letterario, io ho dovuto riportare tutta la documentazione storica per ricostruire queste vicende. E in particolare i documenti sono Vincenzo Di Sabato che parla di Nicola Ardente, che è stato un agente demaniale che ha scritto la storia delle usurpazioni di tutte le terre di Guardia Fiera. Poi c'è Angelo Iovine che ha scritto tutte le tabelle delle usurpazioni, gli agenti demaniali, Pasquale Durante, Rodolfo Massa e Stefano Mattina, il ferro Baranello a Guardia Fiera, notizie sul ferroviario di Colangelo del Baranello, che tra l'altro è stato pure parlamentare, è stato eletto parlamentare, deputato di Campobasso, al posto di Vittorio Cannavina che era deputato uscente. Nelle elezioni si è presentato Nicolangelo Baranello ed è stato eletto per 150 voti in più ed è stato poi denunciato dal giudice di Campobasso per accatto di voti, perché ogni voto 50 lire a quell'epoca. È stato anche inquisito, però nell'età giudiziaria la giunta per l'autorizzazione a procedere non ha dato l'autorizzazione, per cui Nicolangelo Baranello è stato per 2 anni deputato, poi c'è stata una crisi di governo e si è rivotato, ma successivamente non è stato rieletto. Poi ho dovuto riportare tutta l'antologia per il padre, perché Angelo Iovine è stato colui, come ha scritto, ha ripreso Laura, che dice: io conosco il Molise attraverso i racconti di mio padre, essendo compassatore andava insieme al geometra capo per tutti i paesi del circondario a compassare le terre e a segnarle ai contadini. E però, siccome molta gente partiva per l'America, anche Angelo Leone fu preso dal desiderio di andare in America, e quindi da Pietro Catella, dove faceva il compassatore, è ritornato a Guardia Fiera, è partito per l'Argentina e c'è stato 6 anni. Poi abbiamo notizie sulla famiglia Iovine, alla saga della casa Loreto, a Guardia Fiera c'è il palazzo Loreto, la mamma di Francesco Iovine, Amalia Iovine, apparteneva a una famiglia benestante, la famiglia Loreto. Francesco Loreto aveva sposato una donna di Sant'Ilia Pianisi e aveva avuto 5 figlie e un figlio, Giambattista Loreto, cieco, che era l'unico maschio della famiglia. Però le prime 2 figlie che hanno sposato rispettivamente, Agnese ha sposato un Falciglia di Lupara e Marzia ha sposato e Antonietta ha sposato uno di Montorio dei Frentani, i quali hanno voluto sottoscrivere, hanno voluto avere la sottoscrizione della dote contando di alto notarile, e quanto le campagne rimanevano deserte perché molta gente si metteva il cappello, voleva andare in America e non c'erano più persone, e le campagne si sono svalutate. E quindi fece un'azione ingiuntiva nei confronti di Francesco Loreto per avere la dote, e quindi c'è stato il fallimento. E dice Francesco Iovine nel racconto Il pastore sepolto, che un giorno passando davanti al comune ha visto i manifesti
che appunto vedevano, venivano messi all'asta le terre di Noreto con grande vergogna, perché i contadini se ne andavano in America. E quindi c'è tutta questa documentazione lunghissima. E poi c'è un'ultima parte di Francesco Ioli, giornalista. Voi non sapete quanti articoli ha scritto Francesco Iovine su oltre 40 testate giornalistiche. Oltre 40 testate giornalistiche. Io ho raccolto un'antologia degli scritti giornalistici, ma Francesco Iovine, oltre che appunto giornalista, eccetera, c'è una pagina sulla quale è calata la Damnatio Memoriae. Negli ultimi due anni Francesco Iovine ha aderito insieme alla moglie al Partito Comunista nel 1948, dopo le elezioni del 18 aprile, in cui la Democrazia Cristiana ha preso la maggioranza assoluta, grazie al principe Eugenio Pacelli, Pio XII, grazie a quello che era il microfono di Dio, il padre Lombardi, che dalla Radio Vaticana lanciava appelli e diceva che i bambini in Russia venivano mangiati e che non volevano che i cosacchi attenderassero i cavalli in piazza San Pietro, e con tutti i pellegrinaggi che si facevano per evitare l'avvento del comunismo. 1948, io ne so qualche cosa, perché hanno preso la Madonna della Difesa e l'hanno portata in pellegrinaggio in tutti i paesi, anche a Colletorto. Io tenevo 5 anni, sono caduto, sono andato a finire su un goccio di bottiglia e c'ho ancora una ferita qui. Questo è il ricordo del 18 aprile 1948. Quindi la Democrazia Cristiana prese la maggioranza assoluta e quindi Francesco Iovine nella scrisse sull'Unità, su Vie Nuove e su altri giornali, ha scritto articoli fantastici, soprattutto sulla condizione dei contadini, perché la rivoluzione francese, nobiltà, borghesia, no, nobiltà, clero e terzo stato. Il terzo stato borghese ha eliminato, ha tagliato la testa alla nobiltà e al clero. Però il terzo stato da noi è diventato terzo stato latifondista e i contadini sono diventati il quarto stato. Pennizza da Volpeto ha descritto benissimo in quel quadro la condizione del quarto stato, della gente morta di fame, morta di fame. Andiamo avanti. Ecco, queste sono le prime parole del romanzo Le Terre del Sacramento. A Catena di marzo incominciava il sole lungo. Per tutto l'inverno la cresta delle Mainarde, che era a ponente della città, faceva brevi i crepuscoli. I raggi rotti dalle rocce illuminavano un breve tratto del cielo di luci folgoranti, lasciando la città e le sue terre nell'ombra. Catena è l'antica Catene di cui scrive Polibio nelle Guerre Puniche, e sarebbe Casa Calenda. Ecco, Casa Calenda. Andiamo avanti. Ecco, storia della questione delle terre del Mezzogiorno, e Francesco Iovine scrive in un articolo proprio nel 47, che è stato riportato anche nel libro Viaggio nel Molise, perché poi Viaggio nel Molise, che è un libro stupendo, non è un giornalista, scriveva allora sulle pagine del Giornale d'Italia, e nella terza pagina scriveva, e Francesco Iovine è stato da giugno ad agosto nel Molise a fare un viaggio nel Molise per descriverlo, ma non per descriverlo, diciamo così, dal punto di vista economico, dal punto di vista, no, il viaggio è stato un racconto di impressioni di viaggio, le stesse impressioni di viaggio che aveva scritto il letterato tedesco Heinrich Heine, impressioni di viaggio, che appunto anche Goethe nel Viaggio in Italia, appunto, e anche Stendhal, le impressioni di viaggio. Andiamo avanti. Ecco,
La legge di abolizione della criminalità pubblicata dalla Repubblica Napoletana, fu promulgata il 25 aprile del 1799, due mesi prima della caduta della Repubblica, perché appunto si era impantanata nelle discussioni tra Mario Pagano da una parte e Vincenzo Russo dall'altra, che volevano due tipi di appunto abolizione della feudalità. Ma intanto, scrive Vincenzo Poco nel saggio storico, il tempo era scorso e il timore di disgustare 10.000 potenti, cioè i feudatari ecclesiastici, fece perdere ai francesi e alla Repubblica l'occasione di guadagnare gli animi di 5 milioni di contadini. Andiamo avanti. Ecco qui, chi vuole conoscere qual era la vita dei servi della gleba può leggere le pagine di Giuseppe Maria Garanti e di Francesco Longano, che sulla fine del Settecento hanno descritto in un modo straordinario le condizioni di vita, di sfruttamento e di miseria delle plebi, dei servi della gleba del Molise. Io ho scritto nell'83 questo, il contatto di Molise alla fine del Settecento, attraverso le testimonianze di Giuseppe Maria Garanti e Francesco Longano, di cui ho riportato alcune pagine nel volume per far conoscere qual era la condizione dei contadini. Andiamo avanti. Ecco qui, queste sono parole dei Garanti. I signori si attribuivano tutte le prerogative della sovranità, le quali nelle loro mani degenerarono tosto in orribili abusi e licenze. Non si contentavano di spogliare gli abitanti delle province occupate della proprietà dei beni e di esigere da essi servizi onerosi e umilianti, ma vollero ancora privarli della libertà e dei primi diritti dell'uomo. Poi il Garante esprime la sua ammirazione per Federico II, il quale aveva dato una nuova forma al governo facendo violenza ai costumi barbari del suo tempo. Federico II incominciò il suo governo in questa nostra provincia con abbattere le fortificazioni dei particolari, quindi ha abbattuto tutti i castelli dei privati, compreso il castello di Roccamandolfo, il castello di Boiano. E perché? Come? Voi privati volete tenere i castelli e vi fortificate contro di chi? Contro di me? No, i castelli nel mio regno li costruisco solo io, vedi Castel del Monte. Che persone illuminate. Federico II incominciò il suo governo in questa nostra provincia con abbattere le fortificazioni dei particolari, con incendiando le città più belle e con scacciare dal regno i vescovi e i baroni sediziosi. Questi modi erano violenti ma necessari. In quei tempi i signori dei castelli avevano tutti i visi che danno l'opulenza e il potere e tutti i costumi dei selvaggi. Federico, per deprimere l'aristocrazia feudale, prese il partito di favorire la libertà dei sudditi e di aiutare il popolo ad uscire di catene. Ma questo è finito nel 1266. Andiamo avanti. La fine del feudalesimo, abbiamo già detto, 1806, la feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita. Andiamo avanti. Ecco, nel viaggio nel Molise inizia con queste parole: quando incontreremo le prime olivelle magre, solitarie, in bilico sui dirupi con i rami stenti, tormentati dalla bufera, allora saremo in contado di Molise. 1941. Francesco Ioni vede il Molise ancora contado, anche se nel 1806, proprio Giuseppe Bonaparte, che aveva abolito il feudalesimo, decretò che il contado di Molise si doveva staccare dalla capitanata, dalla quale era un appendice, ed è stato portato, dichiarato provincia, ma era rimasto però, nell'umanità era ancora gente di contado, e così lo ritrova Iovine, il contado. Andiamo avanti. Allora, la dissimulazione onesta. Negli incontri tra
Francesco Iovine e Luigi Russo a Focette di Pietrasanta, dove Francesco Iovine andava a villeggiare insieme alla moglie Lina Bertoni. Di che cosa parlavano? Parlava Francesco Iovine del suo ultimo romanzo. Io sto scrivendo un romanzo intitolato Le Terre del Sacramento, dove parla delle usurpazioni e dei furti commessi dal Michelangelo Buonanello, il nuovo barone del mio paese. Come devo fare? Avrò le denunce, le querelle, perché poi oltre a Buonanello aveva fatto queste appropriazioni con la complicità dell'amministratore comunale di Guardialfiera, i quali anche loro erano stati comprati con le mazzette di Buonanello, e quindi avevano detto che le terre usurpate, che erano del Sacramento, andava bene. Andiamo avanti. Allora, cosa dobbiamo fare? Aveva detto Francesco Iovine, torna indietro. Dobbiamo dissimulare, fare una dissimulazione, e la dissimulazione è sempre onesta, perché si dissimula quello che è, la verità si dissimula. Mentre il simulatore è quello che vuole far vedere, passare per vere le cose false. Bisogna applicare la dissimulazione onesta. È un saggio di Torquato Accetto scritto nel 1641, però ripubblicato da Benedetto Croce nel 1931, che sicuramente in quel periodo sia Russo che Iovine avevano letto. E applichiamo la dissimulazione onesta, e vedete che cosa viene fuori da questa dissimulazione. Vai avanti, ecco qui. Luigi Russo, dopo la morte di Francesco Iovine, scrise sul Paese Sera un lunghissimo articolo in cui scrive che nelle terre del Sacramento assistiamo alla nascita del fascismo, il percorso a Isernia e a Volutri, tra parentesi Isernia, la caverna del romanzo. È il primo a lanciare la bufala di Isernia. Questa bufala però è stata presa per oro colato, tant'è vero che ancora il 22 luglio del 2019, quindi 4 anni fa, Mauro Gioielli, l'amico Mauro Gioielli di Isernia, ha scritto questo lungo articolo sull'intera pagina del quotidiano del Molise dal titolo Quando Isernia fu chiamata Catena. E quindi questo non poteva passare appunto davanti alla mia attenzione. Andiamo avanti. Ecco, Luigi Russo, questo è il titolo dell'articolo, l'ultimo libro di Iovine, Le Terre del Sacramento di Luigi Russo. Vai avanti. Oh! Quindi Le Terre del Sacramento e Volutri non sono ai Serni, ai piedi di Mainarte, ma sono nella Valle del Viferno. E Volutri e Guardialfiera e Calena e Casa Calena. Per questo ho invitato il vostro grande fotografo Merino Trivisogno ad andare sul Colle del Redentore a Casa Calena e a fotografarmi la Valle del Viferno. Quindi vedete le Mainarde lì dove tramonta il sole, quello è il ponente, la Maiella, e qui vedete Guardialfiera. Quindi Iovine ci conduce per mano a individuare in Volutri la sua Guardialfiera, quando descrive ai tre amici, sempre nella terra del Sacramento, che camminavano a lungo per la tortuosa strada di circonvallazione che costeggiava le mura antiche, dall'alto, da dove si vedono, dall'alto, lontane, a ponente, da dove tramonta il sole, le cime delle Mainarde e della Maiella. Per tutto l'inverno il sole, la cresta delle Mainarde, che era ponente della città, faceva tre vinti muscoli, e giù in basso la Valle del Viferno con laggiù Volutri, disse il giudice Masetti. Dall'alto di Casa Calenda puoi vedere laggiù Volutri, cioè Guardialfiera, e poi vedremo perché l'ha chiamata Volutri e non Guardialfiera, come aveva scritto il signor Ava. Andiamo avanti. Ecco qui. Chi si affaccia delle mura di Isernia non può dire laggiù Volutri, non laggiù niente. L'unica cosa che vede, non c'è nessun paese laggiù affacciandosi dalle mura di Isernia, ma solo l'erbo dei santi Cosma e Damiano col pinnacolo del campanile a forma di fallo. Questo
questo santuario, questo eremo di Isernia è molto famoso, tant'è vero che nel 1000, alla fine del 700, un viaggiatore inglese che andava a Napoli, passando per Isernia alla fine di settembre, durante la fiera delle cipolle, era andato poi a visitare questo eremo e aveva visto che i frati raccoglievano in grandi ceste degli ex voto che le donne, di cera che le donne mettevano nel cesto perché dovevano avere la grazia della maternità, cioè confluivano in questo eremo di Santi Cosmo e Damiano tutte le donne sterili di Abruzzo, Molise, terra di lavoro, Caserta, eccetera, perché appunto chiedevano ai Santi Cosmo e Damiano, due medici, caro Luigi Palasca, due tuoi colleghi, che erano medici romani, i quali dovevano fare il miracolo di rendere fertili queste donne che erano sterili. E queste donne, per avere la grazia, portavano dell'ex voto, che erano di cera, ma avevano la forma dei falli, di varie misure. E i monaci li raccoglievano in certe ceste e poi li usavano per le candele davanti ai santi Cosmo e Damiano. Avevano eletto delle capanne, delle tende, per tre giorni tutte le donne cantavano, facevano le processioni e dormivano lì nel parco dell'eremo, e quindi sa la vicinanza delle preghiere ai santi Cosmo e Damiano, la vicinanza dei monaci, molte di queste donne tornavano e diventavano madri. Allora questo viaggiatore inglese si è sospettato, ma grazie a lui di vito è questo. Allora chiesto a Monaco, posso prendere due o tre di queste ex voto? Perché vado a Napoli, mi vuole far vedere l'ambasciatore inglese a Napoli, ecco, per prendere 4 o 5, ha riempito il tascapano di queste ex voti e è andato a Napoli, ha chiamato l'ambasciatore, ambasciatore, guardate cosa ho trovato ai sedi, ma che dici? Sì, ai sedi ho trovato questo, per patto, fermi, giù di tutto, fammi una relazione, questa la dobbiamo mandare al British Museum, devono essere esposti là con tanto di targa che dice che la provenienza è da Isernia durante la festa in onore di Santi Cosmo e Damiano da parte delle donne sterili delle regioni circostanti. E chi è stato al British Museum di voi? Nessuno ha sbagliato, tecnico, però non siete andati nella teca a vedere gli ex voto che si trovano portati lì, mandati lì dall'ambasciatore Hamilton. Andiamo avanti. Ecco qui. Poi, è la il fondo di San Carlo non si trova a Isernia, ma si trova a Guardia Piera. Tanto è vero che il fondo non c'è più, però la via è Vico San Carlo. E il fonte di San Carlo era l'antica sede del Monte Frumentori di Guardia Piera, che nel 1898 i contadini gli avevano dato l'assalto, l'avevano incendiato e poi avevano massacrato a colpi di accetta i due amministratori. I monaci, i vescovi nelle loro relazioni scrivevano che c'era un monte frumentario a Guardia Piera. Andiamo avanti. Ecco qui, Morutri Guardia Piera. Morutri è una parola che Iovine ha inventato prendendolo dalla perifrastica attiva del verbo morior. Moriture de salute. Coloro che stanno per morire. Infatti i vescovi nelle loro relazioni scrivevano che non potevano vivere a Guardia Piera perché durante l'estate l'aria era pessima e le zanzare li ammorbavano e la malaria ammazzava un sacco di gente. E quindi avevano costruito invece una loro casa a Castelnuccio a Paborrana, cioè andavano d'estate a Castelmauro. E infatti Iovine, anche lui da bambino si ammalò di Terzana da bambino, prima di andare in collegio. E in Signora Lago c'è una pagina in cui
Io ve ne descrivo dettagliatamente i sintomi e il manifestarsi della persona, della malaria, quando parla di, da bambino, io vedevo allora senza uscire mai nel mio detto villaggio, carico delle ombre, dei mondi circostanti, troppo alti per le sue piccole case, freddo d'inverno e affaticato dal malefico d'estate. Il fiume scorreva e anch'io avevo il corpo stanco e le vene gonfie di malinconia, la febbre spegneva la via ordinaria della città e dava al mio movimento e alle mie parole una saggezza brutta che mi faceva paura. Si ammalò di malaria, anche a Basto, quando era istitutore, restò a letto diversi giorni perché per un ritorno di malaria. Andiamo avanti, sto verso la fine. Ecco, queste sono alcune parole di Ovine, del padre di Grato, e qui conosco il Molise attraverso i racconti di mio padre, e poi aveva scritto anche una poesia quando da maestro aveva dettato ai suoi alunni una poesia per il padre, dice questa dovete imparare la memoria. E Vincenzo Di Salvo è riuscito a catturarla da una sua zia novantenne che nello scrigno della sua memoria gli ha dettato la poesia che aveva imparato a memoria. Dimmelo bambino mio, dimmelo Franco, da quando non ti guardi più allo specchio, se tu vedessi che capello bianco, non voglio no che tu diventa vecchio, essi vanno ad altro mondo, sai, ma tu papà mio, morire non devi mai, d'ora in avanti, al mattino e ogni sera, allungherò di più la mia preghiera. Allietagli il cuore, oh Dio, e anche la mente, fa che per me lui viva eternamente. Sentite le parole, un miracolo così, a te Dio, non costa niente. Andiamo avanti. Ecco, poi queste sono alcune parole in prosa, che però sono poesie tratte dalle sue opere. Questa è nel racconto quando faceva l'istituto Rabasto, che era comparsa la luna, tra le nuvole tetre illuminava un tratto liscio di mare, il mare di Vasto. Mare, io risogno i tuoi palpi di mare, io risogno ondeggi i tuoi lenti sotto i baci nelle notti chiare. Verranno le notti chiare, tiepide, verranno, io ci sarò. È altissima poesia. E questa è una pagina di Signorava, appunto, che anch'essa è poesia. Andiamo avanti? Ecco, nel romanzo Signorava, Don Giovannino di Risa, di fronte a Don Matteo, con un vago sorriso tra il diffidente e il divertito, disse: Matteo, ricordi il feroce epigramma di Don Michele Vitale su Guardia Piera? E qual era questo epigramma? Eccolo qua, due versi. Vedi campare su di una trave acqua che cuoce lenticchie e fame. Siccome un fulmine aveva fatto crollare il campanile di Guardia Piera, le campane l'avevano appresa alle trave. Con la fune che appunto i maiali, cioè, quando passavano prendevano la fune e ci davano alcuni colpi di campana. Allora, vai avanti. Capisci? Vuole essere offensivo a proposito del campanile crollato nel 1845. Poi il secondo verso ci attribuisce un'acqua salutare che rende cuocevoli i legumi. Ho chiesto al sindaco di Guardia Piera, quando abbiamo questo libro a Guardia Piera, se c'è ancora fonte cuocevole. Sì, c'è la Guardia Piera, una sorgente di acqua cuocevole che cuoce bene lenticchie, fagioli, ceci, tutto. E allora cosa ha scritto Don Giovannino? A Montevitoli, che sarebbe poi Montevitro, dirlo non oso, l'umano vivere è doloroso. Campagne ispide vengo intorno, il gallo annunzia l'ora del giorno. Bella una vergine non ti conforta, il cuore non palpita, l'anima è morta. Di fronte a queste poesie Don Matteo abbraccia Don Giovannino e lo porta alle stelle. Andiamo avanti. E Calenda non è Isernia, ma Casa Calenda, l'antica Calenda di cui scrive Polibio, e Terra Vecchia è il nome del centro storico di Casa Calenda, nel quale si entra attraverso una porta aperta delle antiche mura, sulle quali si erge imponente il palazzo dei Duchi di Sangro. Il palazzotto dei Carnavali reggeva nell'intrigo delle casupole della Terra Vecchia, che in alto mostra le arcate di una loggia affacciata
sulla piazza sottostante con la fontana fatto costruire dal duca Scipione di Santo. E Iovine ce ne offre una descrizione precisa. Alcuni sere dopo, Gesualdo, Ferdinando, Luca ed Elpidio, sono parole da vedere del Sacramento, Elpidio, un altro ex seminarista che studiava lettere, si incontrarono al belvedere di San Francesco, belvedere della piazza San Francesco ricavata da uno scorcio delle antiche mura. Era la fine di giugno e venivano dalla valle a tratti folate basse di scirocco umido che annunciavano la grande estate. Ma sentite che penna che ha Francesco Iovine, signore. Si erano soffermati sullo spiazzo distante il palazzo Carnevale, avevano visto una finestra illuminata e udito un suono dolcissimo di pianoforte. Andiamo avanti, ecco il palazzo di Sandro che era il palazzo Carnevale. Gesualdo chiese, chi suona? Suona Laura De Marzis, disse Luca lentamente. Io l'ho visto un giorno a casa sua, anche quel giorno suonava. Allora, qui mi sono ricordato di una qualche cosa che ho provato io davanti al Palazzo di Sacro mentre guardavo la ferrovia, i treni che facevano coincidenza e poi uno si ficcava sotto la galleria destra e l'altro sotto la galleria sinistra ed era estate con le rondini in volo. Un giorno d'estate sotto il sole ho avuto anch'io la fortuna di ascoltare, sentite, le note di un pianoforte e di un oboe che scendevano dall'alto, dalla loggia del Palazzo di Sandro e si diffondevano nell'aria inseguendo stormi di rondini in volo e suonavano che cosa? L'adagio in do minore di Alessandro Marcello. E che sensazioni struggenti, che emozioni ineffabili, anch'io ho provato la sindrome di Stendhal. Poi mi sono informato da Antonio Vincenti se c'era qualche pianista di carena che suonava nel palazzo ducale e mi ha detto che Esmeralda Frascatori, pianista, come mia figlia, suonava lì il pianoforte e perciò mi si accompagnava con un oboe. Andiamo avanti? Ecco, la storia delle terre di Guardiafiera è descritta dalla gente dei maniali Nicola Ardelli. Vai avanti e qui c'è lunghissima la storia. Quindi Nicola Ardente ha descritto tutta la storia delle terre di Guardiafiera, anche se in gara perché le opere sono solamente quelle di vedere gli usi civici se ne stavano su quelle terre. Ma lui ha fatto una storia completa di tutte le storie, di tutte le usurpazioni. E Vincenzo De Sabato l'ho conosciuto e descrive la sua personalità in questo libro. Allora, adesso vorrei qui due belle lettrici, prego, venite qui vicino a me. Venite. Maria Giovanna. Ecco qua. Come si conclude? Le terre del Sacramento si concludono con la morte di Luca Marà, colui che si era messo a capo dei contadini per coltivare le terre del Sacramento, ma fu ingannato. Dovete mettermi qui. Ecco, date pure le spalle all'uditorio e adesso io riceverò alle parti. All'uditorio? All'uditorio, sì. Io no, riceverò le parti, dovete leggere. La mente di morte. Bettina Bertoni Iovine scrisse un articolo il 28 aprile 1951 che un anno dopo la morte di Francesco Iovine, intitolato Ricordo di Francesco. Allora, l'ha scritto sull'Unità. L'ultima pagina di Le Terre del Sacramento, quando la notte divenne buia, i vecchi accesero i fuochi alle spalle dei morti. A un tratto Immacolata Marano, la mamma di Luca Marano, urlò. Luca! Oh! Luca! E si mise le mani intrecciate sul capo, dondolando il busto. Luca! Spada brillante! Gridò una voce giovanile. Spada!
farla brillante. Mi vedevo in coro le altre. Stai sulla terra sanguinante. Via via le donne si misero le mani intrecciate sulle teste, altre presero le nocche dei fazzoletti dei pugni chiusi e le percotevano facendo. Oh, spada brillante, stai sulla terra sanguinante. T'hanno ammazzata, Luca Marano. A tradimento, Luca Marano. Non lo vuole la terra, il sangue cristiano. Difendevi le terre del sacramento. Erano le nostre terre. Avevamo le ossa per testamento. Le avevamo scavate con le nostre mani. T'hanno ucciso, Luca Marano. Piangete anche Marco Cece. È morto anche Marco Cece stasera. Era vecchio e aveva patito fatica, fame e galera. Morte e galera sono rutri. Le donne, sole col pianto. A lavorare, le donne soltanto. Piangete, donne, domani con la zappa in mano non si piange. Luca Marano, spada brillante, stai sulla terra sanguinante. Non piangete, zappa e bidende, scusate, non piantate zappa e bidende col sangue cristiano. È il sangue di Luca Marano. Aveva la luce nella mente e gli occhi di stella. E Gesualdo era suo fratello. Torneremo sulle terre maledette. Il sangue avvelena l'acqua santa. Ci verremo senza messa. I figli vogliono pane, anche se pane di Satanasso. Non bestemmiate, donne cristiane. Per noi fame e dannazione, ma per i figli paradiso e pane. Torneremo al sacramento, saremo serve, saremo, ma avremo di lutto il vestimento. Per tutti gli anni che durerà buio e galera, vestiremo di panno nero. Piangero e cantarono grande parte della notte, rimandandosi le voci, parlando tra loro con ritmo lungo, promettendo tutti il loro dolore e morti. La notte era buia e le voci si perdevano sulla terra desolata, oltre il circolo di luce che faceva il fuoco ancora vivo. Il romanzo è stato scritto tra Roma e Pocette di Pietrasanta tra il 1947 e il 1950. Grazie. Allora, ho portato alcuni libri, pochi perché sono pesanti. Intanto, Pierino, dove vai? Vieni qua vicino a me. Ecco, mi lascio delle mani, vieni qua. Pierino Picucci è un grande studioso e un grande conservatore. Pensate che questo testo, che è il primo testo che ha scritto Francesco Iovine nel 1929, quando lui aveva 27 anni, Berlue, un libro di testo per le scuole, di cui non si trova più niente, ma Pierino Picucci l'ha ritrovato. Ha fatto una copia e questa copia ti comunico pubblicamente che io la metto immediatamente sotto sequestro. Allora, rifatto una copia per me e con tanto di dedica tua. Va bene, quindi ti ho portato solo, nel frattempo, dopo aver scritto questo mattone, mi hanno chiesto alcuni che hanno letto e l'hanno studiato, ma presi, ma dove si trovano le terre del Signor Ave, le terre del Sacramento? Perché nelle librerie ormai non si trovano più. E allora io ho ripubblicato in quel volume, vieni qua Laura, prendi il volume, portalo qui, ho ripubblicato in un unico volume, invece di comprare due libri, ho ripubblicato in un unico volume
Signora ama ed eterna del Sacramento, illustrato da una bravissima pittrice di Colletorto, dove è raffigurato Signora Ava come donna che porta la conca in testa e le terre del Sacramento con una topografia delle terre usurpate da Michelangelo Paranello. Allora, sono solo 6 copie di Signora Ava e le terre del Sacramento, e di queste qui ne sono 7, mi pare che c'è anche la scatola. Allora, chi vuole acquistarli, adesso potete avvicinarvi, c'è questa bellissima ragazza che appunto vi venderà il libro, prenderà anche il vostro nome e cognome. No, io vado a cantare. Qualcun altro vende? Ci pensi tu? Allora, dai, tu c'hai pure carta e penna, la penna ce l'hai? Sì. Allora, con carta e penna, chiunque sì, vuole, mentre fate questa casa, chiunque vuole il libro, va bene, lo prende, lo copia, perché l'editore mi ha mandato poche copie. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo.
Quizás, 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 quizás. Il club di Arino, con delibera del consiglio direttivo, ha deliberato di nominare socio onorario l'amico Giulio Pontico. Prego Giulio. Giulio Pontico non è dimostra, però ha 85 anni. Da quando era ragazzo. Entrato nell'ENEL è rimasto dal 60 al 97, prima come operaio e poi come impiegato, fino a quando è andato in pensione. Come nella vita, si è distinto nel lavoro per la sua disponibilità e per il suo senso del dovere, tanto da ricevere prima la medaglia d'argento per i 25 anni di servizio e poi per i 35 quella d'oro. Nel momento in cui per il suo ruolo politico avrebbe avuto diritto a un pagamento che doveva venire fuori dalle casse del Comune di Larino, ha rinunciato ad esso, contribuendo a migliorare il bilancio del Comune che all'epoca non navigava nell'oro. È stato assessore ai servizi civili, cimiteriali, alla protezione civile, ai lavori pubblici, vice sindaco e chi più ne ha più ne tenga. Tutti a Larino e in regione lo conoscono per la sua apertura ai bisogni di tutti, sempre a disposizione di tutti. Lo conosciamo per la sua disponibilità a 360 gradi, sempre presente nella casa di riposo, nella casa del fanciullo, nell'hospice, nella collaborazione con la diocesi di Termoli Larino, nel sostegno al convento dei Cappuccini. Sarebbe ancora lungo tutto il percorso di Giulio. Non dimentichiamo che per anni si è occupato di far trovare aperto tutti i giorni l'anfiteatro, permettendo a tutti di visitarlo. Non dimentichiamo la sua disponibilità finanche di accompagnare con la sua macchina i pazienti all'ospedale di Padre Pio a San Giovanni del Sud. Non possiamo immaginare una festa di San Francesco in cui la sua imponente figura non troneggi a fianco alla strada. E da ultimo voglio citare il suo importante contributo nell'impedire la chiusura del convento dei padri cappuccini di Larino, la cui notizia aveva sconvoltato l'intera cittadinanza. Con il reperimento di due frati si è riuscita a tenere aperto il convento e a far dir messa. E sapete chi dormirà in convento perché ci sia l'apertura notturna? Giulio. E sapete chi si è detto pronto a pagare per il vitto e la loggia dei frati? Giulio. Il motto del Rotary è servire al di sopra di ogni interesse personale. A questo punto mi sento di dire, senza ombra di smentite, che non c'è un rotariano più rotariano di Giulio. Parco letterario di cui parlava il sindaco dobbiamo prendere in considerazione
Accademia come Rotary. Vi ringrazio e vi do appuntamento a una prossima manifestazione. Ma passo di nuovo la parola al presidente dell'AIMS, che se la porta a dire. Grazie Antonio per aver organizzato insieme a noi questa bellissima serata. Ringrazio tutti i presenti, tutti quelli che hanno partecipato attivamente a questa riunione. Volevo ringraziare in primis il professore preside Antonio Bucciaccio, al quale consegnerò il guido civico del nostro club. Magnifica serata. Grazie preside per averci donato questa sera una splendida serata. Iovine, insomma, mi ha affascinato da 50 anni, anche di più, e lo seguo con molta attenzione. Ripeto, sono solo un lettore, non uno studioso, però è quando si legge resto affascinato. Grazie infinite per quello che c'è. Grazie a te. Per tappi tutta la mia vita, caro Pasquale, vieni qua, non ti allontanare. Non mi sono mai sentito leone e questa sera finalmente si compie un mio desiderio. Non è mai troppo tardi per essere leone. Grazie, 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 grazie. Quindi si reagisce, è ancora lì.
Gianni. E Gianni, non Giovanni. Gianni. Meglio Gianni.